Miguel Soro è stato un ciclista professionista spagnolo. Nel 1994 partecipa al suo primo mondiale junior su strada a Quito, in Ecuador, dove vince il suo compagno Miguel Morras. Poi nel 2001 il passaggio al professionismo, 2 anni con squadre portoghesi, poi con una squadra metà bulgara e metà italiana. Gira il mondo, il ciclismo gli piace, ma c'è una cosa che gli piace ancora di più: dipingere. E sceglie l'arte, non che il ciclismo non lo sia tutt'altro, ma non abbandona affatto la bicicletta. Il ciclismo resta protagonista assoluto delle sue opere. I suoi soggetti sono ritratti di grandi atleti, oppure il dinamismo, il movimento, l'azione ciclistica. Le sue opere sono disegni su legno al quale Miguel applica delle pagine di riviste ciclistiche, articoli, cronache di corse, un'interpretazione tridimensionale della pittura che continua a suo modo a raccontare della sua passione, la bicicletta. In questa tappa tutta calabrese, partenza da Mileto e arrivo a Camigliatello Silano, l'arte c'entra molto. A partire per esempio da Umberto Boccioni, pittore famosissimo, figlio di genitori romagnoli che a causa del lavoro in prefettura del capofamiglia si erano trasferiti a Reggio Calabria, dove nacque e frequentò le prime classi della scuola elementare Umberto. E Umberto Boccioni c'entra quindi con la Calabria, ma anche col ciclismo, per via di quel quadro che si chiama Dinamismo di un ciclista, che è un vero e proprio manifesto futurista. Era invece attratto fin da giovanissimo dal cubismo un altro ciclista pittore. Il vero protagonista della tappa di oggi, Pino Faraca, ciclista cosentino, che conquista la maglia bianca al Giro d'Italia del 1981, quello del trionfo di Battaglin nell'Arena di Verona. Gli esperti sono concordi: quel ragazzo di Cosenza a 22 anni è il miglior giovane del Giro e potrebbe diventare il miglior scalatore italiano. Chissà, quella maglia bianca un giorno potrebbe cambiare colore. Ma tutto si spezza al giro dell'Appennino di quello stesso anno, in cui tra l'altro era in odore di convocazione per i mondiali di Praga. Una caduta tremenda, non ricordo praticamente nulla, dirà Faraca, è come se avessi cancellato tutto dalla memoria. Ricordo solo mia madre quando mi risvegliai dal coma. Sì, perché un sonno che dura una settimana gli viene causato da un trauma cranico. Corre ancora qualche anno, ma non è più lo stesso. Lascia il professionismo nel 1984, a soli 25 anni. 2 anni dopo si ritira definitivamente e si dedica alla sua enorme passione. Diventa un pittore. In realtà, a Cosenza apre 2 botteghe. Una è il suo atelier, l'altra è un negozio di biciclette. Una vita in salita è il titolo di una mostra che gli dedica Cosenza nell'ottobre del 2019, perché Pino Faraca se n'è andato molto giovane a causa di una lunga malattia nel 2016. Ma nella sua Cosenza tutti lo possono ancora vedere su un gigantesco murales realizzato dal fratello Giacomo, che lo rappresenta a sinistra con la sua bicicletta e la sua maglia bianca e a destra con la tavolozza di colori. Abbiamo bisogno di artisti e di colore in questo gruppo. E allora, benvenuti fra noi Miguel Soro e Pino Faraca.